Una giornata dal sapore storico sia per Banco Alimentare che per il Lions Club della Toscana. Questa mattina infatti sono stati consegnati in Piazza della Repubblica all'associazione che da anni opera per aiutare i più bisognosi 3 mezzi refrigerati, un camion e 2 furgoni, un'auto e 80 pozzetti congelatori. Una donazione ingente che fa parte del service distrettuale Catena del Freddo che Lions dona a Banco Alimentare e che consentirà la conservazione e il trasporto del cibo alle mense per poveri e alle varie associazioni. Ma per noi è stato essenziale questo sposalizio con il distretto della Toscana dei Lions, perché ci hanno aiutato tantissimo pre e durante la pandemia, ma anche abbiamo un service futuro molto importante e vogliamo proseguire questa amicizia. Abbiamo bisogno di tutti perché ovviamente abbiamo avuto su scala nazionale un aumento del 20% degli assistiti come media, e quindi per aiutare ancora di più la nostra gente noi abbiamo bisogno di mezzi nuovi, di furgoni refrigerati per poter mettere nel giro anche del recupero dell'eccedenza sullo spreco anche surgelati e carne, e quindi siamo felici. Un'operazione che si attesta su cifre molto elevate e che comprende appunto 80 pozzetti che Banco Alimentare distribuirà alle mense. È grande l'impegno dei distretti Lions della Toscana nel sociale e per la solidarietà. Mancava l'opportunità di andare a prelevare gli esuberi di produzione dalle aziende produttrici e gli stessi automezzi che possano fare la consegna alla destinazione presso le associazioni caritative, alle quali abbiamo fornito anche dei pozzetti surgelatori per il mantenimento e lo stoccaggio.